Dai, tira fuori il nostro figlio, muoviti! No, ti prego, tiralo fuori! Spingi! Spingi che non lo riesco a prendere! Ah, tiralo! Dai, sta nascendo! Ehi, ragazzi, lasciate like! Così che posso partorire, no? Sto per partorire! Ecco, ecco, stanno arrivando i like! Stanno arrivando i like! E quindi in questo momento dovrei riuscire a vedere la luce! Vedo la luce! Ah! Ah. Sì, è uscito! Guardalo! Guarda quanto è bello! È nato già con le stesse scarpe! Che strano! Ah, guarda tesoro, guardalo bene! Aspetta! Ah, facciamogli respirare un po' d'aria fresca! Posso vedere il mio figlio? Aspetta, gli faccio fare qualche volo! Vieni, vieni qua! Vola, 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 vola la pelle! Come ti chiamo? Mamma, mi vola! Ah, mamma! Ma dai, che? Vieni, papà! Vieni, che? Così carino. Un traduttore. Ma è piccolo, non può parlare così bene. Ah, vabbè, forse vuole rientrare dentro. Dove lo mettiamo? Il fatto è che non può camminare, è così piccolo. Forse dovremmo farlo camminare. Facciamo volare. Ho un'idea. Lo lancio fuori dalla finestra e vediamo se prende il volo come suo padre. Ok. Oh sì, andiamo. Allora sì, saranno i tuoi poteri a guidarti, mi raccomando, fai un buon viaggio. 2, 1, via! Aspetta, non ha funzionato. Vieni qua. Sta camminando. Cammina, ma non sappiamo quello che vuole. No, sto cercando di capirlo. Tesoro, non capisco una parola di quello che dici. Senti, ho un'idea. Ragazzi, lasciate like, così questo nano può parlare e finalmente riusciamo a capire quello che vuole. Sì, infatti. Dai, lasciate like, su. Dai. Dai, mi sento che arrivano. Eccomi. Ha funzionato? Sì. Alleluia, adesso riesco a capire cosa dice. Papà! Ha preso il volo. Visto, ha preso il volo come te. Oh, è così carino. Ha prendato tutto da suo padre. Ehi, voglia, voglia, vediamo. Sì, che figo. È bello, papà. Sì, è molto bello volare. Cosa? Sai volare? Ah no, io non so volare, sono molto stanca e non credo di saper fare molto. Ho appena partorito, cioè nel senso. Ah, ok, allora buonanotte. Buonanotte. Sì, forse tesoro è meglio se vai a riposarti. Ci penso io al nano. Sì, lei. Allora, vuoi fare una corsa? Sì. In volo? Sì. Andiamo. Ok, ballo tu, vediamo. Guarda, guarda attentamente. Ma è velocissimo a volare. Sì, è bellissimo. Pure io voglio volare. Provaci, vai, sposta il tuo corpo avanti. Corri. Non va. Non va, sono troppo veloce come te. Vabbè, sei nato 10 minuti fa, 5? Sì, praticamente. Avrei tutta la vita per imparare. Chi sono quelli? Ma quello è Sbreezer e Shadow. Ma chi sono quelli? Ma quello è Sonic e Shadow. Sì, ci vedo molto bene. Oh! Allora, te li faccio conoscere, andiamo. Sono tuoi amici, papà. Sì. Ragazzi. Chi è che rompe? Dietro. Oh, Silver. Stavo gareggiando. Ma che me ne frega delle tue gare? Guardate qui. Il piccolino. Nuovo arrivato in famiglia. Già vola. Sì, già parla. Impressionante. Già parla. Tu chi sei? Io sono Sonic. Tu chi sei? Io sono Shadow. Ma papà, stavano correndo velocissimi. Sono più veloci di te. Ovvio. Mi sembra il minimo. Io sono più veloce. No, io sono più veloce. No, io volo. Non iniziate. Poi se trovate un ostacolo, vi fermate. Io no. Io posso saltare quell'ostacolo. Papà. Anch'io posso saltarlo. Vediamo. Vediamo chi arriva prima a quella palma lì in fondo, va bene?
Leo che è più veloce di tra tutti. Ok. 3, 2, 1, via! Ci vediamo, ragazzi! Ciao! Ha vinto Silver! È vero! Mio papà è più forte! Però corra! Lo sapevo! Dio, prova a correre davvero invece di volare. Esatto. E tu prova a non usare i tuoi poteri. Secondo voi, questo torico mi descrivetemi chi è il più veloce tra i tre porco spiriti, Silver Shadow o Sonic? Scrivetemelo qua sotto nei commenti che vi metti il cuore. Che figo, però, io pure voglio essere veloce quando cammino. Però invece non posso farlo. Sei nato nella famiglia sbagliata, allora. Esatto. Chi è quella? Ciao. Ciao Rush. Ciao Rush. Come, non lo vedi? È arrivato un nuovo parco. Che carino. E mio figliolo, guarda quanto è bello. Come suo padre. Papà, lei era la mamma, non me la ricordo più. È bianca come me. No, lei non è. No, in realtà no. In realtà no. Sono sto con lui, sto con Shadow. Ah, è confuso molte cose, piccole. Eh sì, andavanti, visto? Avanti. Cosa? No, niente, scusa. Ah, ok, ma... papà, andiamo a vedere cosa sta facendo la mamma, che è sola, poverina. Magari sta riposando, forse è meglio che... Silver! Chi è? Cos'era? Avverto un enorme potere vicino a noi. Oh, mio dietro Dio. Di noi! Tu hai l'amante? No, hai capito male, tesoro. Io non ho l'amante. Io ho sentito bene quello che hai detto. No, non è stato dirlo. Appunto, poi l'ho detto io, mi sono confuso. Esatto, ha detto Sonic. No, è stato Silver, l'ho sentito. Cosa? Sarà confuso. Io ho detto, non ho l'amante. Abbiamo appena avuto un figlio e questo è il tuo comportamento. Mamma! Sei davvero spregevole. No, non sono... Tesoro! Dai, ma non è così, è stata un'intenzione. Ehi, Blaze! Ma poi posso dire, ho la parte davanti al suo marito! Ma... dove è finita? Papà, cosa è successo alla mamma? Crede che tu la stai tradendo? Con Rush! Non ti preoccupare, piccolino, sistemeremo tutto. Frainteso, purtroppo, è normale. Ma la mamma è un po' permalosa, a quanto vedo, eh! È come, visto, no, il potere del fuoco? Sì. Immaginatevi una tannica di benzina, lei appena gli dici qualcosa prende fuoco. Quindi è acida e infuocosa. È pur sempre tua madre, dovresti portarle il rispetto. Esatto. Giusto, hai ragione, Shadow. Comunque... Vabbè, stava elencando la verità, non è che ci sia molto altro. E tu invece sei il padre, anche tu dovresti portare rispetto. Ecco, appunto. Ma cosa? A chi? Alla madre di tuo figlio. Ma era morto! Sei morto, ma se sei vivo? Gliela porto! Andiamo, dai! Qui abbiamo dei problemi seri, Forse di comunicazione. Trovate un otorino, uno bravo. Ok, va bene, ciao, non devo... Ma di che sta parlando? Un otorino! Non so cosa sia. Ma va, tutto ok? No, io no. Quelli sono degli idioti, uno più stupido dell'altro. E perché? Perché sì. Vabbè, allora ritorniamo dalla mamma e ci scusiamo, va bene? Sì, gli portiamo un fiore. Abbiamo un fiore. Non riesco. Ma no, è sicuro che non lo bruci? Speriamo di no. Allora, prendiamo questo. Ok. Tesoro? Non voglio parlarti. Mamma! No, tesoro, c'è stata un'incomprensione. Sei una persona orribile, non voglio sentirti. Ma posso aver detto che ho l'amante davanti a suo marito? Ma pensaci! Non ha senso! Tieni, ti ho portato anche un fuori. Ma secondo me papà è bravo in quello che sta facendo. Oh, un fiore. Vedi? Non ti sto tradendo. Va bene. Va bene, ti perdono. Grazie, tesoro. Dimmi, tesoro. Ma quindi quella cosa del fuoco la posso fare pure io? Certo, è il mio stesso DNA. Wow, davvero? Certo. Ok, come faccio? Devi impegnarti con tutta la rabbia che possiedi in corpo. Ah, ok, va bene. Ci alleneremo per questo. Adesso dove lo suono? Cos'è questa puzza?
senza tuo padre. Ah, chiama tuo padre. Vada, papà. Ah, andiamo. Ma non ti è piaciuto? No. Ah, ok. E allora dove... Vai al bagno in questa stupida casa. Era qua, me lo ricordo. Era appena nato. Sono quei ricordi che tipo inizi tipo a, a ricordare perché ricordi, capito? Perché perché non c'è neanche una porta? Le finestre non si aprono.